gruppo di partite dai volti diversi una dall'altra, si vince fuori casa contro la prima in classifica e inopinatamente, devo dire quasi arrendevoli oggi contro questa squadra che vi ha dominato in meno di un'ora e mezza. Sì, sono d'accordo sull'analisi. Io sinceramente me lo aspettavo, perché se avete visto siamo praticamente ridotti ai minimi termini e abbiamo avuto un rullino di marcia molto importante che ci ha portato a vincere contro la capolista. Poi abbiamo fatto una partita infrasettimanale contro Bologna, che è stata anche quella una bellissima partita che ci ha visto soccombere per pochissimi punti. E questa partita, che è la conclusione, i ragazzi erano veramente molto scarichi. Molto probabilmente non ho voluto nemmeno pressare troppo i ragazzi durante la settimana, perché la gara che ci aspetta contro la seconda in classifica del girone 1 sarà una partita molto impegnativa, perché è una squadra molto importante che è stata programmata per fare almeno la finale dei playoff. Diciamo che due mesi fa probabilmente ti avrei detto che avremmo fatto fatica a entrare nei playoff. Adesso ce lo siamo guadagnati con le nostre forze, arrivando terzi classificati. Incontriamo una compagine molto forte, che è la squadra di Ongina. Dobbiamo saper lavorare insieme come gruppo, come squadra innanzitutto, come società, perché ci teniamo molto, almeno a figurare. Se i ragazzi di Ongina sono così forti come ci dicono, probabilmente vinceranno, ma noi la prima partita in casa, il 12 di maggio, cerchiamo di dare il nostro massimo. Chi potrai recuperare per quel giorno? Nessuno. Questo è il grosso rammarico, ma prevalentemente per i ragazzi, perché comunque tutti i ragazzi fino a febbraio-marzo si sono allenati spingendo sempre e mai risparmiandosi. Peccato che adesso, che avrei bisogno della squadra, devo fare i conti con pochi elementi che però stanno dando tutto e purtroppo non abbiamo risposto come volevamo, ma è una considerazione che probabilmente ci stava. Noi lavoreremo con l'aiuto anche delle squadre del settore giovanile, abbiamo portato in panchina dei ragazzini dell'Under 17, lavoreremo come stiamo facendo con i gruppi Under 19 che ci stanno dando una grandissima mano e speriamo di essere anche da guida per fare in modo che si riesca a portare qualche elemento il prossimo anno in Serie B, e questo è il nostro cammino. Come primo anno devo dire che è più che sufficiente, anzi discreto.